Ho svuotato la casella in fumetteria e quindi è tempo di unboxing e di vedere che cosa c'è in questo bel pacco. Benvenuti nella Tana del Ragno, ma soprattutto ben ritrovati con questo nuovo video. Ho appena svuotato la casella abbonati in fumetteria e mi è arrivato questo bel paccone grande e quindi in questo video vi farò vedere che cosa c'è dentro. E attenzione, perché in questo pacco più sotto, non so se si riesce a vedere bene, c'è una bellissima cosa di Bob MacLeod, che è uno degli autori dell'ultima caccia di Kraven. Quindi non guardate questo video fino alla fine, perché vedrete delle cose molto molto interessanti. Prima di cominciare vi voglio ricordare, soprattutto voglio ricordare a coloro che si fossero imbattuti per caso nella Tana del Ragno e stessero guardando questo video così, con nonchalance, superficialità, diciamo così, di iscriversi, perché se siete appassionati di Marvel, ma soprattutto di Spider-Man, nel mio canale si parla dell'Uomo Ragno e vi faccio vedere la mia enorme collezione tematica che va via via, video dopo video, crescendo con nuovi arrivi, nuovi inserimenti, recuperi, eccetera eccetera, e anche tante belle cosine inerenti i fumetti della Marvel e quindi tutti i supereroi che gravitano nel mondo della Marvel. Vi voglio anche ricordare che a 1000 iscritti, ragazzi, non prima, a 1000 iscritti ci metterò la faccia e finalmente potrete vedere chi è che sta dietro la videocamera della Tana del Ragno e vedrete finalmente abbinato un volto a questa voce, che spero vi possa allietare, tenere compagnia con i suoi video. E mi raccomando, ragazzi, lasciate un like ai miei video, non solo a quello che state vedendo, ma anche a quelli che potete trovare nella Tana del Ragno. Guardateli, andateli a recuperare, perché io non torno indietro, non faccio vedere cose già viste, ma tutte novità, nuovi arrivi, chicche in quantità. Bene, detto questo, andiamo a vedere che cosa mi ha spedito il mio fumettivendolo di fiducia. Vi risparmierò tutta la tiritera dell'unboxing, quindi il taglio del nastro, aprire, eccetera. Arriveremo al punto in cui io aprirò la scatola e vedremo, tireremo fuori insieme il contenuto di questo bel pacchettone. Quindi, bando alle ciance, come dico sempre, si va ad incominciare. Eccoci qua, amici della Tana, pronti a vedere che cosa contiene questo bel pacchettino. La solita carta. Ecco qua. Allora, cominciamo con questi due, anzi, facciamo così, lo spostiamo. Cominciamo con questi due numeri di Spider-Man il giornalino, numero 22 e numero 23. Sono riviste dedicate ai bambini, ai quelli più piccoli, perché come potete vedere oltre al fumetto c'è anche il giocattolino e io colleziono, lo ripeto ancora una volta, tutto, ma proprio tutto quello che esce in cartaceo dedicato a Spider-Man e quindi non sto a guardare se sono per bambini o meno. Quindi tutto quello che trovo in fumetteria, edicola, libreria, eccetera, eccetera, che non ho e che parla di Spider-Man, io lo acquisto. E quindi anche queste riviste che generalmente sono rivolte a un pubblico molto molto piccolo, a bambini, ma io mi sento un po' bambino e quindi non ci faccio caso. Ecco qua, questo è un mensile 22-23, perché sono rimasto indietro di 2 mesi per quanto riguarda il materiale accumulato in casella. Ecco qua, vediamo un po' che cosa ho accumulato in casella negli ultimi 2 mesi. Cominciamo dall'ultimo numero di Venom, che è una serie che io seguo regolarmente e che acquisto in fumetteria, nella mia fumetteria di fiducia, mi viene messo da parte e poi, come avete visto, come oggi, faccio un ordine, recupero, eccetera, eccetera. Venom che nell'ultimo numero, il numero 866 della numerazione storica, contiene una bustina di figurine di Spider-Man. Perciò,
perciò andrà a finire in collezione così. Mi dispiace, non lo potrò leggere, però io, come sapete, adoro, preferisco mettere via, così come esce dalla casa editrice, il fumetto. Quindi se c'è un gadget, se c'è un oggettino, come in questo caso un pacchetto di figurine, non lo apro. Finisce così, sigillato, in libreria, nella mia collezione. Anche se poi qui non si tratta di una carta speciale, normale cellophane con questa bustina, insomma, però io mi piace conservarli così. E anche perché questa tecnica di conservazione mi ha fruttato molto bene, perché nel corso degli anni, dei decenni, ritrovarmi adesso fumetti completi di gadget, così come sono usciti in fumetteria o in edicola, mi ha permesso di avere anche dei pezzi di discreto valore, perché come voi sapete, se c'è il gadget dentro e è blisterato, quindi così come esce dalla fumetteria, anzi dall'editore, il fumetto acquista più valore se c'è il gadget, e quindi lo metto via. Ma chissà che magari fra qualche anno il numero 8 di Venom con la bustina di figurine dell'album di Spider-Man non valga qualche cosa in più rispetto ai miseri 5 euro, che anzi 3 euro che è costato adesso. Bene, vado avanti. Come potete vedere, qui abbiamo Superman. Sono rimasto indietro di 2 numeri, il 39 e il 40, non con le letture, perché gli altri numeri li ho tutti letti, ma per quanto riguarda i recuperi. E quindi ora mi leggerò le storie dell'Uomo d'Acciaio, che, lo ripeto ancora una volta, è, insieme a Batman e Lanterna Verde, uno dei miei supereroi preferiti per quanto riguarda la DC, anche se al momento ho solo la serie di Superman, seguo Superman, quindi i fumetti. Sto pensando di buttarmi a capofitto su Batman, ma è un'impresa ardua, perché è molto vasta la produzione di Batman, e anche se la limitassi dagli anni 70 ad oggi, come ho fatto con Superman, sarebbe comunque tanto 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 materiale da recuperare. Bene, ma quanto ci piace parlare. Allora, abbiamo questi due Superman, il numero 39, che contiene, potete vedere, ve lo dico io, contiene delle storie tratte da Action Comics, come sempre, quindi qui abbiamo ben 4 storie tratte da Action Comics, e in questo numero invece è un annual, cioè un Superman annual. I disegni sono molto molto belli, molto validi, e devo dire che rispetto a prima, quando Superman non era Panini ma era Lion, eccetera eccetera, mi paiono migliorati i dialoghi. Il lettering, per quanto riguarda la storia, è molto più curato. A volte si faceva fatica a seguire le storie di Superman, perché penso, ragazzi, poi voi come sempre smentitemi nei commenti, che le traduzioni non fossero ben fatte, e quindi a volte si prendevano i classici fischi per fiaschi, e quindi si andava a leggere la sequenza di tavole e non ci si capiva tanto. Adesso molto più chiaro. Potrò sbagliarmi, però ragazzi, 3 o 4 numeri sono sicuro che era praticamente incomprensibile capire che cosa dicevano i dialoghi tra i personaggi. Non mi riferisco al periodo della Panini, ma a quello prima. Non me ne vogliano i traduttori di quel periodo se guarderanno questo video, ma ragazzi, le traduzioni non erano un granché. Io non sono un padrone della lingua, come diceva Alberto Sordi, però quando i dialoghi non si capisce tra una scenetta e l'altra quello che succede, significa che qualche traduzione è andata un po' storta. Bene, tagliamo corto, andiamo a vedere il numero 22 di Miles Morales Spider-Man. Anche qui stesso discorso per Venom, c'è la bustina, rimarrà sigillato e andrà in collezione. Mi dispiace, perché c'è una trama molto molto bella che avevo voglia di leggere, e che invece dovrò pazientare un po', e magari un domani riuscire a trovare una copia così volante,
per leggermela, perché c'è una storia veramente veramente appassionante, almeno per me che sono un ragnofilo incallito, e quindi tutto quello che riguarda Spider-Man per me è libidine pura. Andiamo avanti, e qui signori, qui abbiamo un bel recupero al quale bisogna dare molto molto spazio, perché qui siamo di fronte alle ultime, alcuni recuperi e le ultime uscite per quanto riguarda Amazing Spider-Man. Cominciamo dal numero 82. Avevo detto in qualche video fa che la pandemia aveva bloccato un po' le importazioni dagli Stati Uniti alle fumetterie italiane, anzi ai distributori italiani, quindi alle fumetterie. La mia fumetteria di fiducia si era persa qualche numero, e quindi adesso mi sta recuperando quei numeri che aveva saltato. L'82 è uno di quelli. Ma ragazzi, qui abbiamo, e dobbiamo fare così, perché vi voglio far vedere le ultime uscite per quanto riguarda Amazing nuova serie. Quindi abbiamo il numero 3, e questi sono numeri che ancora non sono editi in Italia, e quindi vi farò vedere solo le copertine perché non voglio fare spoiler nel contenuto. Abbiamo il numero 4, abbiamo sempre il grande Romita Junior alle matite, il numero 5, questo bellissimo scontro con Lapide, il numero 6, ragazzi, che corrisponde al numero 900 di Amazing Spider-Man, The Sinister Seven, quindi sono i Sinistri 7. Guardate, 60 anni di Spider-Man, ve lo voglio far vedere bene perché è brossurato, è un album brossurato con un king size, quindi come bello, bello corposo, che equivale all'incirca, credo, a 2 se non 3 fumetti normali. Siamo al numero 900. Di questo numero sono uscite diverse variant che purtroppo io ho cercato di recuperare, ma costano, perché sono state affidate le copertine a disegnatori top, e quindi solo il fatto che ci sia la copertina di Alex Ross costano un botto, e quindi mi accontenterò del numero 6. Magari ogni tanto qualche mercatino, qualche fiera, dovesse capitare l'occasione, non la perderò per portarmi a casa almeno una variant di questo 900, anzi del 6, che corrisponde al 900, ragazzi, di Amazing Spider-Man. Numero 7, guardate un po' chi ricompare, quindi lo vedremo in Italia fra qualche mese, penso. Norman Osborn, che pareva guarito, ma l'occhio non inganna, e quindi l'occhio, specchio dell'anima, ci rivela che molto probabilmente il nostro Norman Osborn non è tornato buono come qualche tempo fa, quando si era redento grazie al mangia peccati, ma chissà, non ve lo so dire, ragazzi, perché non li ho ancora letti, l'ho aperta insieme a voi, è arrivata oggi, e quindi me li guarderò, mi farò questa gustata di fumetti in anteprima per poi rigustarmeli in versione italiana. E qui abbiamo questo bellissimo Spider-Man sopra un aliante di Goblin con le zucche esplosive in mano, e chissà che cosa hanno in serbo per noi gli autori Wes, Romita Jr., Hanna e Menitz. Chissà, già il fatto che è tornato Romita Jr. è una sicurezza, e ha messo in una botte di ferro la casa delle idee e la produzione in particolare di Amazing Spider-Man. Speriamo che mantenga le aspettative, soprattutto dei primi numeri, che non sono niente male per chi avesse letto la versione italiana. Mi riferisco ai primi 3 numeri di Amazing Spider-Man versione italiana. Adesso la chicca finale, la ciliegina sulla torta. Ragazzi, seguitemi. Diciamo che non è una ciliegina sulla torta, ma è una ciliegiona. Contiene una cosa veramente, veramente bella. Mi auguro che sia veramente bella, ma ne sono sicuro. Guardiamo insieme che cosa contiene. Vi risparmio l'unboxing e andiamo a vedere direttamente il contenuto di questo ciliegione.
Eccoci qua per vedere la ciliegina sulla torta di oggi, almeno per me è una bella ciliegia. Dunque, qualche settimana fa in Italia, di passaggio, ospite qua e là di varie convention, fumetterie, eccetera, eccetera, è arrivato Bob McLeod. Per chi non lo conoscesse, Bob McLeod è il creatore, insieme a Chris Claremont, dei New Mutants. Ma soprattutto per gli amanti del ragno di Spider-Man, è colui che ha inchiostrato la bellissima storia di De Matteis e Mike Zeck, L'ultima caccia di Kraven, nel lontanissimo 1987. Ragazzi, è una pietra miliare nella storia dei fumetti di Spider-Man. L'ultima caccia di Kraven è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Recuperatela sotto le forme che voi credete più opportune, cartonati, brossurati, l'originale della Star Comics, però è una cosa che deve essere assolutamente nella vostra collezione perché è una storia veramente, veramente forte, bella e piena di suspense. Dunque, questo grandissimo autore è stato fortunatamente ospite nella fumetteria presso la quale mi servo. Quel giorno purtroppo non sono potuto andare, avevo altri impegni e mi è dispiaciuto perché avrei voluto conoscerlo, vederlo di persona, fare un piccolo video, magari anche poterlo caricare su YouTube tra i miei short, eccetera, eccetera. Ma così non è stato. Però l'amico Francesco mi ha fatto avere, ecco qua, una litografia che è stata realizzata appositamente per questa visita alla sua fumetteria. La mia è la copia di 25 di 33, una copia numerata 25 di 33, con l'autografo e la dedica Michele, che sono io, ormai lo sapete, molti di voi lo sanno, mi chiamo Michele. Bob McLeod, quindi il suo autografo in questa litografia bellissima, stampata in sole 33 copie. Io la copia numero 25 andava prenotata, ragazzi, dovevo prenotarla con un mese di anticipo perché non ne facevano più di 33. E quindi sono riuscito a portare a casa questa opera del grande autore, ormai 71enne, ma che è ancora richiestissimo nelle varie convention, nei vari mostre festival del fumetto, qua e là per il mondo. E abbiamo avuto la fortuna di averlo anche in Italia. Mannaggia, non sono potuto andare, un po' mi è dispiaciuto perché per una volta che mi capita in zona un autore così brillante, così importante, non ho potuto partecipare. Pazienza, però mi sono consolato con questa bella chicca che oggi, ora vi faccio vedere in tutto il suo splendore. Bene, ragazzi, siamo anche oggi arrivati al termine di questo video. Non rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale perché sennò divento noioso, ma fatelo, magari lasciate un like a questo video e ci vediamo prossimamente nella Tana del Ragno perché ho ancora tanta, tanta, tanta bella robina da farvi vedere. Dalla Tana del Ragno in compagnia di Bob McLeod, anzi della sua litografia a colori, vi giunga il mio più caro, amichevole, amorevole ciao! Alla prossima, vi aspetto nella Tana del Ragno, qui. Ciao!